C'era una volta uno storico liceo classico posto nel cuore di Fermo, in via Leopardi, negli splendidi spazi di Palazzo Euffreducci, un liceo fra i più antichi d'Italia che ha educato sin dal 1861 generazioni di fermani e non, e che ora, sostiene un comitato di cittadini, rischia di scomparire. In realtà il liceo classico Annibal Caro di Fermo non scomparirà affatto, ma, come annunciato dalla provincia, dopo i gravi danni subiti in seguito al sisma del 2016, verrà spostato in un nuovo plesso scolastico fuori dal centro storico, all'interno di una struttura all'avanguardia e completamente antisismica. Eppure, secondo il comitato, composto da genitori, docenti e semplici cittadini, lo spostamento, oltre a non tener conto dell'importanza storica di tale istituto e della sua sede, causerà anche danni economici al centro storico e alle sue attività. Così è partita da qualche settimana una petizione online su change.org, che ha raccolto al momento circa 750 firme, per bloccare lo spostamento e chiedere invece l'adeguamento sismico dell'attuale struttura, cosa che, tra l'altro, sostiene il comitato, porterebbe cifre alla mano a un risparmio di oltre 1 milione di euro. Non vediamo né la necessità appunto pratica dello spostamento, non vediamo la necessità di questo sperpero di soldi pubblici per uno stabile. Sappiamo che tra l'altro è stato progettato senza aula magna, senza sala docenti, senza biblioteca, la biblioteca storica, tra l'altro, di Palazzo Freducci, che non sappiamo a questo punto che fine potrebbe fare, una biblioteca fornita di testi antichissimi, di alto valore culturale. In generale per noi è impensabile che una sede storica, carica di valore architettonico, storico-culturale, possa essere abbandonata da liceali classici. E mentre la presidente della provincia, Moira Canigola, ribadisce la propria scelta e assicura una piena condivisione in fase progettuale con il corpo docente, onde realizzare una struttura pienamente rispondente alle esigenze formative dell'istituto, il dirigente scolastico Piero Ferracuti cerca di smorzare i toni. Tutto ciò che chiedo, dichiara Ferracuti a microfoni spenti, è una struttura all'altezza della sua dignità e di quanto custodisce, quale che sia la sede prescelta.